Attacca per quasi tutta la partita, ma non riesce a trovare la via del gol il Giulianova, che impatta 0-0 contro una Sangiustese pericolosa in avvio, ma per il resto deludente e remissiva. Giornata storta per Giordano Fioretti, spesso al tiro ma senza trovare il bersaglio grosso, anche per un salvataggio sulla linea. Federico Del Grosso in settimana perde Suriano e Barlafante, ancora out Nazari. Il tecnico di casa si affida al 3-5-2 col trio arretrato Ferrini, Diamutene e Gueye. In avanti Barlafante a supporto di Fioretti, in panchina Castiglia. Nella Sangiustese la Senigalliesi deve rinunciare ancora a Perfetti, mentre recupera e manda in campo gli esperti Pezzotti e Mengoni. Gara speciale per Alessio Palladini su un campo calcato per anni da papà Ottavio. Buon impatto nei primi minuti per la Sangiustese, che ha una ghiotta palla gol al sesto. Presmans in buca Mingiano, il quale elude il fuorigioco, ma a tu per tu con Bifulco centra la base del palo. Il Giulianova si libera degli impacci e si scioglie al ventesimo, quando Fioretti scambia con Fazzini. Il centravanti si muove bene e conclude con la punta del piede, ma non inquadra la porta. Al 27esimo Dolce serve ancora Fioretti, dribbling e conclusione sul primo palo controllata da Chiodini. Dopo la mezz'ora Gueye raccoglie la corta respinta di Mengoni, sinistro potentissimo ma fuori misura. Ghiotta palla gol Giuliese al 34esimo con Barlafante, che libera Fioretti, il quale fila verso Chiodini ma gli spara addosso. Il cecchino Giuliese poteva fare molto di più. Il tiraccio di Presmans chiude un primo tempo giocato in crescendo dal Giulianova. Il cliché non cambia nel secondo, con i giallorossi proiettati in avanti. All'ottavo bello spunto di Ramku che serve Barlafante, il quale spreca. Ancora Fioretti ci riprova al 12esimo dalla lunga distanza, palla di un soffio sopra la traversa. Senigallesi prova ad invertire il trend con Mattia Palladini e Pomiro per Romano e Mingiano, ma Fioretti continua a sparare vanamente da tutte le posizioni, come accade anche al 25esimo servito da Di Paolo. Il centravanti è anche sfortunato al 27esimo, perché sugli sviluppi di un corner il suo tiro è respinto sulla linea di porta da Scognamiglio. Proteste poi per un presunto mani di Mengoni in area di rigore, solo angolo per Moretti di Valdarno. Scialba prova di Pezzotti, che si congeda così prima di lasciare il campo a Manari, mentre Del Grosso gioca la carta delle tre punte con Vitelli per Fazzini, anche se a tirare sempre Fioretti, anche da terra due volte al 43esimo, in un finale nel quale Giulianova non lesina gli sforzi, che però non portano al gol partita, e così i giallorossi devono accontentarsi di uno 0-0 che per la Sangiustese invece è grasso che cola. Del Grosso, 70 minuti praticamente nella metà campo della Sangiustese, ma purtroppo questo non è bastato, tante conclusioni in porta, ma nulla da fare. Sì, purtroppo sì, siamo stati sfortunati, però devo dire bravi ai miei ragazzi, perché hanno, sotto il punto di vista della prestazione, non posso rimproverare nulla. I primi 20 minuti abbiamo fatto un po' di fatica, un po' timidi. Abbiamo subito un palo da parte della Sangiustese per un'uscita sbagliata, però poi ci siamo messi a posto e credo che la prestazione, insomma, sia stata più che positiva. Purtroppo non abbiamo concretizzato quelle due o tre palle gol nitide dove potevamo vincere la partita. Fioretti ha fatto una gran partita, perché ha dato qualità e ha messo anche molto sacrificio. Ho chiesto a Barlafante e Fioretti questa volta di lavorare vicini e credo che lavorando vicini abbiamo creato diverse situazioni, andando sugli esterni con i quinti. Purtroppo è mancato la finalizzazione. Senigalliesi, un buon inizio, la palla gol con Mingiano, poi però la Sangiustese si è un po' spenta. Noi non ci siamo spenti, secondo me ci ha spento un po' il Giulianova, tutto l'ambiente, loro... si vedeva che avevano qualcosa in più dal punto di vista della spinta, perché era tutto un ambiente che chiedeva questa vittoria, venire a Giulianova. Voi siete di Giulianova, magari non vi rendete conto, ma è un bel catino, è una situazione comunque complessa, dove il pubblico, anche se numerosissimo, non numerosissimo come in passato, spinge molto. E poi Giulianova secondo me ha individualità, ha collettivo, è ben organizzata. E per noi è stato molto difficile, però siamo stati bravi a lottare, a metterci tutto quello che avevamo, e nelle occasioni in cui potevamo ripulire il gioco e tentare di ripartire lo abbiamo fatto anche bene. Ci è mancata continuità di gioco, che è una nostra abitudine, ma quest'anno ne facciamo meno che in passato, perché chiaramente abbiamo perso in personalità avendo ringiovanito molto la squadra, ed è normale che questo succeda.
tra 20 giorni si riapre il mercato, ecco, quali interventi, e poi Castiglia, che oggi non è entrato, quando sarà pronto per fornire le sue prestazioni? Sì, io ho parlato con i tecnici, ho parlato anche con il giocatore, ho detto magari di aspettare una partita in più, che non rischiare insomma guai muscolari, che poi ce li portiamo avanti per più tempo. E quindi penso che dalla prossima partita Castiglia possa iniziare a giocare. E per quello che riguarda il mercato di dicembre, sicuramente faremo dei movimenti di mercato, come nella normalità. I giocatori che hanno giocato meno probabilmente chiederanno di andare via, la società parlerà con loro e vedremo quello che possiamo migliorare.